Se colpirei la pietra brillante celata in fondo all'occhio, la bocca si chiuderà. Allora, devo trovare l'occhio. Scusa, eh. Ah, oh. Ma salve. Guarda come muoio, eh. Guarda come muoio. Salve. Ah. Ah. Ok, ho capito. Ho capito adesso. Vai. Questa è la faccia. Con la bocca dietro che c'è il robo. Ok. Piano. Quella si chiude, lì mi dai una bomba. Perché mi dai una bomba lì? A che scopo? Cioè, io te la prendo la bomba volentieri. Ho sprecato delle cose, tra l'altro, a vedere le luci. La bomba te la prendo, ma mi ricarico io? Non vedo altri utilizzi. Non mi sembra. Oh. Che è Link? Link! Link! Ma cacchio, ma... Proprio scemo, eh? Ah. Ah, ok. Ma funziona? Cacchio. Non funziona niente. Ah, lo scarabeo! Shh! Silenzio! Guarda come si fa! Allora, vai! Ciappa su! Bravo! Vai! E sacrificati! Per tutti noi! Ma io posso lanciarlo dall'alto? No! Vai dritto! Ok, ecco cosa serve alla bomba. Molto bene. E cosa me la recupero? Ok, ci siamo, ci siamo. Piano. Piano. Siamo quasi alla fine, eh? Quasi. Anche perché poi comunque ci manca il boss. Naturalmente. E non mi ricordo chi è. Aspetta, raddrizzati. Un pochino. Opala. Vai bello. Vai bello. Siamo quasi. Quando gira veloce con la roba? Con calma. Ah no, sì. Era giusto. Piano. Link! Calmi. Calmi. Lì. E corri. E corri. No. 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 Ah, piano. Ah, non c'è bisogno di correre, basta stare attaccato. Ah, ma guarda un po'. Che infami. Qua bisogna correre. Link. No, 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 fa. Perché non recupera? Perché non recupera? Oh! Capito che sei su un tapis roulant, ma... Recupera.
a Link. È stupido? Che fai? Link? 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 Ma è scemo? Che Link? Ma che ti dice il cervello, Link? È andato in crash? Cos'è questa cosa qui? Chi devo menare? Questa va fermata. Per fermarla... Non capisco. Ma guarda te! Non è vero. Ma io non vengo dal di qua? No, io vengo dal di là. Why? Why you do this? Why you do this to me? Che t'ho fatto di male? T'ho fatto? Probabilmente siete tipo, guarda che rallenta. Addirittura. Addirittura. Davvero? Seriamente? Davvero? E mi immagino tipo voi che state lì con le mani tra i capelli. Lazarus, ma sei un deficiente! Lo so. Lo so. È più forte di me. Sì, ma sali, Link. Già abbiamo fatto la nostra figura, dai. Almeno cerchiamo di finire il tutto in un giorno almeno. Ah, adesso devo rifarlo girare. Ok, lo faccio andare dall'altra parte, perché io devo andare dall'altra parte. Ha senso? Sì. Piano piano. Opala, ok. Giusto? Boh, boh. Piano. Piano. Adesso sono stufato. Questa scena me la ricordo. Io sta scena me la ricordo. Allora, quello per l'inizio. Io sta scena, raga, me la ricordo. Tutti sti zombie in giro. Una corda. Madonna. Guarda lì. Madonna, che scena inquietante che era. Loro vanno molto più veloci di noi. E vai via, vai. Whee! Non muoiono, vero? Immaginavo. Madonna, che scena orribile. E basta. Fuori. Che brutta roba. Cioè, me lo ricordo quando l'avevo fatto, era inquietantissimo come cosa. Ma scusa, ma non c'era tipo lo scrigno lì? Riporta la statua alla sua forma originaria. Scendi verso la terra seguendo il filo e tira la chiave per aprire la via. Understand. Ma io come avevo fatto a abbassare la statua? Da qua? Ah, sì. Ok, allora, ho capito che è successo. Praticamente abbiamo abbassato la statua per passare dall'altra parte delle grate. Solo che abbassando la statua abbiamo abbassato tutto. Quindi, ora che abbiamo il modo per andare giù comunque, oltre le grate, con... Ui! Ci siamo? We are okay? We are in? Nope. Posso avere il mio scrigno? Stramaledizione?
Oh. Oh. E che cacchio. E adesso dobbiamo rifare tutto fino ad arrivare sopra. Chiaro enigma sacra. Va bene. Questo dovrebbe essere un... Addirittura. Rip. Vedo che non si spostano neanche qui. Non mi frega proprio niente. Ci possono morire lì. Quindi adesso, dato che ho tutto aperto qua, tutte queste cose, vado su direttamente. Oh. Ci siamo. Dai. Tutto per una... per una fiamma. Una. Ce ne sono tre. Per fortuna. Cioè, nel senso... teoricamente dopo è finito. Cioè, dobbiamo avere le tre fiamme. Questo è molto più facile da inserire, in teoria. Se riuscissi a... Sì! Braccio rotto. In teoria ci sono gli ultimi dungeon questi, raga, eh. Dovrebbe esserci... allora, questo. Poi quello là, Ranel. E quello a... Holdin. Sono tre. Uno. Due. Tre. E quattro. Ora vado contro il muro. Contro il soffitto. Che parto anche questo comunque. Perché non mi ricordavo proprio la cosa degli zombie. Cioè non me la ricordavo qua. Me la ricordavo, ma non me la ricordavo qua. Ci siamo? Beh, i cuori ce li abbiamo. Del resto ce ne frega poco. No, ma guarda, ci sarà mica un boss. No, è lui? Non lui, lui, eh. Lo so chi è. Che insistenza. Ah, guarda, c'ho una frusta per te comunque. È vero, che si batte con la frusta poi, sì, sì. Mi occorre del tempo per trovare il modo di aiutare il mio oscuro signore. Tu. Bella quella frusta. La usi? Inoltre il tuo continuo scorazzare mi urta oltremodo. Boh. Vabbè. Eccolo qua. Che va smontato sto coso. Sembra la reincarnazione di una mossa di Zoro di One Piece. Oltretutto. Malgare. Malgare. Boh. Va bene, comunque cosa fa? Vedete che si sta tenendo chiuso il suo cuore lì. Bene. Il suo coso, lui fa le mosse. Dobbiamo sganciarlo praticamente. Dobbiamo romperlo. Forza. Uè, addirittura. Calmo. Dai, meno due. Forza. Oh. Aia. Ok, ti smonto completamente. Non ho problemi. Non ho problemi a smontarti. Che poi si chiama... cos'è che era? Demone dalle mille là. Ma perché c'è quel calo di frame? Eh? Mi dà fastidio. Mi urta. Mi urta assai. Quant'è che mi ha colpito? Scusate. Non mi ricordo. Dai. Forza. Frusto anche a te, eh? Dai.
Forza. No. No. Cattivo. Oh. Ah, ecco. Ok, ho capito quando mi aveva colpito. Now understand when. Oh, pala 1. Oh, pala 2. E arrivo anche da te. Sono tre colpi, no? Come al solito. Non lo so perché, ma io me ne ricordavo di più di braccia. Ah. Ah, ok. No, ok, ora forse... Forse non erano più braccia, ma erano più armi, ok? Adesso lo riconosco. Adesso lo riconosco assai. E... Aspetta che gli sfondo il braccio prima. Vieni qua, vieni. Oh. Chi è? Vieni. Vieni qua, vieni. Vieni qua che ti smonto. Ti smantello. Scusate. Mi sono fatto prendere un po' troppo dal momento. Allora? Ah, non sono tre colpi comunque, sono di più. Ma quella spada me la lasci per caso? No, vero? Sarebbe stato troppo bello. Calmo, calmo. Calmo. Stai calmo, bro. Un cuore. Pure. Ah, ci mancavano solo quelli. Oh. Uno, due e tre. Dammi qua questa. Fuori. No, no. Questa è mia adesso. È mia. È mia. 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 Meno così, meno. Che poi adesso che lo guardo e ho giocato a Dark Souls, mi sembra coso. Quelli lì di Dark Souls. Aia. E calmo. Non so se posso respingere con lo scudo. E vabbè. Fai qualcosa, oh. No, non tirare i zombini, dai. Fai uno dei tuoi trucchetti magici in qualcosa. No, basta! Basta, zombie. Bravo, questo. Uno, due, tre. Questa è mia. Permesso, permesso. Adesso che non c'è più tre braccia, come fai, scusa? Eh? Come pensi di fare? Eh? 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 Mi viene addosso col peso? Ciccione? Eh? Eh? Un colpo gli bastava, oh, wow. Dopo tutto quello che ho fatto. Cioè, mi carica col peso. È stato inquietante quel pezzo comunque. Senza occhi. Mi viene a schiacciare col peso. Cioè, non so se vi rendete conto. Sto ciccione. Però adesso che... Cioè, non mi ricordo... Allora non mi ricordo chi sono gli altri boss. Boh. Oh, finalmente una seconda riga. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sono 24 cuori. Finally. Sì, volendo adesso possiamo raccogliere questo. Così. Tanto per. Possiamo buttare giù queste cose per ottenere i cuori, ma tanto li abbiamo già recuperati. No, mettila giù, Link. Basta, non serve più.
No, è stato più facile del previsto, dai. È stato molto più corto del previsto. Un'ora e mezza. No, metti via la fusta. Basta. Un'ora e mezza, più fate conto, tipo mezz'ora di morti in giro. Un'oretta. Ci sta. Ci sta. Come dungeon, dico. Cioè, molto più facile degli altri. Era più, diciamo, era più di logica sto dungeon. C'erano più meccanismi e robe varie, più che nemici, insomma. Stai calma, fai. Signore, vado in fiamme, aiuto. La spada. No, prendi, prendi, prendi. Signore, aiuto, vado in fiamme. Non so se te ne stai rendendo conto. Buttami un po' d'acqua. Olè. Spada si è rafforzata. Grazie alla fiamma di Farore. La lama è più lunga e due volte più tagliente. Più lunga, eh. Tenete conto. Perché se vi ricordate bene, il tizio al bambù ci ha detto che la spada era troppo corta. Bene, adesso lo sappiamo. Oh wow, c'ho delle dita! Cacchio, mi è arrivato sulla mano, chissà sta schifezza. Tatuaggio, non le voglio. La lama ha assorbito la fiamma sacra, la vostra spada è ora più potente. Se capito, ma c'ho un tatuaggio. Quindi, signore, avete un rinnovato potere per imparare una nuova melodia. Suggerirei di tornare all'isola delle melodie. Con calma adesso, magari la prossima volta. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì, salvo, ma termino qua questo episodio. Prossima volta, appunto, andiamo all'isola delle melodie a imparare questa nuova melodia che ci servirà poi per il prossimo dungeon. Poi, visto che abbiamo un sacco di rupie, quindi molto probabilmente andiamo a comprare qualcosa. Io spero di poter comprare l'ultimo borsello da Terry, e se ce la faccio qualcos'altro magari. Adesso non è che ne abbiamo così tante, però magari tipo qualche espansione, robe varie, boh. Comunque vediamo. In ogni caso, termino qua questo episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte, sempre su The Legend of Zelda Skyward Sword. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti.